Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Oggi abbiamo qui con noi un simbolo della romanità, sì. Alfiero Alfieri. E tra l'altro tra poco sei in scena con Li Patrizi, so tutti antenati mia. Ecco, innanzitutto come nasce questo spettacolo? Ma questo è nato come tanti altri, cioè nel senso che da squarci di vita vissuta, eccetera, compagnia bella. Allora ho tirato su questo spettacolo, uno spettacolo grandissimo, poi lo vedrete se state qui tanto, certo. Uno spettacolo comicissimo, comicissimo, e quindi sono felice e sono contento di avere messo su questo spettacolo, perché uno spettacolo meraviglioso, proprio meraviglioso. Ecco, in questo spettacolo sono forti, no, le radici e l'appartenenza per Roma. Che cosa... I romani non ci so più. Che cosa rappresenta per lei la capitale? La capitale è proprio nel mio cuore, era. Oggi non c'è più. E sinceramente no, è così, sinceramente difatti io sono andato fuori Roma, sto a fuori de porta. Ho capito. Ecco, e che cosa significa per lei fare teatro oggi? Fare teatro romano, perché io sempre romano, è una cosa meravigliosa. È una cosa veramente incredibile. Gente che viene, ritorna, gente che ti sta vicino, ma se tu vedi, non so se tu lo vedi, spero di sì, il Facebook. Certo, ecco. Assolutamente sì. Avrai visto quanti ce ne sono che parlano bene di me. Beh, su questo non avevo dubbi. No, ma perché non è il fatto di dire mi dovete parlare bene, perché io non so il tipo di... Però è un bene vero. Autentico. Ecco, qual è la cosa più bella che ha ricevuto dal pubblico? Ma dal pubblico io ho ricevuto tantissimo. Ho cominciato con Checco Durante, Anita Durante, e poi sono andato con Aldo Fabrizi. E con Aldo Fabrizi avevamo un po' stato, veniva da me, stavamo insieme. E mi ricordo un giorno, dissi, Fabrizi, dimmi dove andare, perché io devo andare a una scuola. A scuola? Madonna mia, momenti mi cieca. Ma quale scuola? A scuola non esiste. Ormai o fai l'attore perché ce l'hai dentro, oppure non lo fai. Difatti tutti quelli che vengono dalle scuole fanno schifo. E i giovani che vogliono intraprendere questo percorso nel mondo del teatro, che Beh, cosa? Abbiamo parecchi, no. Ha sempre avuto molti giovani in compagnia. Io ho avuto moltissimi giovani in compagnia. Ecco, sì, i giorni sto lavorando con degli attori favolosi. Sì, li vogliamo menzionare. Sì, sono degli attori favolosi. In scena Lina Greco, Enzo Masci, Stefano Natale, Antonella Arduini, Simone Destrero, con le musiche di Walter Rodi e Serena Roveta. Ecco, tra l'altro manca pochissimo, insomma tra pochi minuti andrete sul palcoscenico. Va bene, allora noi sicuramente vi seguiremo.
e poi ci saranno sicuramente altre occasioni anche per i prossimi spettacoli. Speriamo, insomma. Pure perché ho 75 anni. Ma l'età non conta. Quanta reggo? No, c'è ancora tanto da dare. Magari. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.